critica Anita Silvestrini, coreografo e regista di questo bellissimo. Annualmente dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Ma prima di passare alla consegna del premio vera e propria, lasciatemi leggere la motivazione che la giuria dell'Associazione Nazionale Critici ha dato a questa assegnazione meritatissima. Luca Silvestrini, coreografo italiano, cofondatore e direttore artistico dal 1997 della compagnia londinese Protein. Il suo stile di teatro combina coreografia, testo, umorismo e commento sociale per presentare la quotidianità in modi rivelatori e sovversivi dentro e fuori dal palcoscenico. Esprime una rinnovata sensibilità rispetto al disagio, alla disabilità in senso ampio del termine, alla diversità, alla solitudine e manifesta quanta voglia ci sia di sentirsi parte di una comunità lavorando e creando insieme. Nel recente film The Sun Inside, Silvestrini ha chiesto al proprio pubblico, ad amici e followers, di contribuire con delle piccole clip alla realizzazione di una significativa opera sull'importanza della luce del sole durante il lockdown. Un senso di responsabilità il suo che tenta di coniugare un giusto equilibrio tra il bisogno di riflessione artistica e il dovere di agire e mettersi a disposizione degli altri attraverso il proprio lavoro di coreografo. Una motivazione firmata dal Presidente dell'Associazione Nazionale Critici, Giulio Baffi, il 19/11/2021. Consegna del premio avvenuta. Congratulazioni ancora. Ecco, è straordinario, davvero bellissimo. L'attesa è stata lunga, comunque c'è anche il lockdown, però poi ne è valsa la pena, ecco perché ecco, abbiamo assistito questa sera davvero a uno spettacolo memorabile, ecco, perché difficilmente anche dimenticheremo, e quindi ecco, questo premio davvero è il premio di una lunga esperienza. Luca Silvestrini ha portato con sé, e ovviamente ci onora come italiani vederlo anche crescere a Londra ed insieme condividere a livello interculturale anche questo bellissimo racconto, e non a caso la compagnia ha voluto scegliere per approfondire una riflessione che davvero ha toccato la nostra sensibilità questa sera. Grazie ancora. Brevemente ringrazio Vito Minoia e l'Associazione Nazionale Critici Teatro, ringrazio Delia, Papa e Marche Teatro, grazie per essere stati qui con noi, speriamo di vederci presto.